Con il suo avvento, la globalizzazione, infatti, lo diceva bene prima il magnifico rettore, non solo ha prodotto nuove categorie concettuali e giuridico-istituzionali che trascendono l'ordine della pace di Vestfalia, basata sui confini, le frontiere, l'unicità del rapporto tra Stato e popolo, ma ha posto l'esigenza di introdurne di nuove. La dimensione global ormai trascende la dimensione nazionale, questo contro tutti i tentativi di sovranismi. Il campo della sovranità viene disarticolato e sommerso da reti di rapporti funzionali di vario raggio e di varia intensità. La tradizionale coincidenza tra territorio, popolo, mercato, ordinamento, che caratterizzava lo Stato-nazione entro le sue frontiere rigidamente definite, risulta quindi intaccata e rimescolata. Sono nati nuovi spazi pubblici transnazionali che richiedono strategie politiche locali, locali e globali nello stesso tempo. Pensiamo all'euro. C'è in tutta questa problematica qualcosa di analogo a ciò che a suo tempo fu la rivoluzione copernicana. Allora, con la definitiva dimostrazione che non la terra ma il sole era il centro del sistema, l'uomo scoprì di avere nell'universo una collocazione differente da quella che aveva sempre creduto fosse la sua. Oggi, analogamente, l'uomo scopre di essere collocato in una sfera spazio-temporale ben diversa da quella in cui fino ad ora si era percepito. Ed è a questo presente che occorre dare un futuro, un compito al quale non possiamo sottrarci. Adesso si tratta però di andare avanti in questa direzione. Il localismo infatti non è solo una nuova parola, è una realtà concreta e promettente da cui vengono domande cui urge dare risposte adeguate. Sono risposte che per parte sua Globus et Locus ha scelto di dare attraverso vari progetti organicamente collegati fra loro. Accenno in questa sede ai tre principali. Primo, a livello global, nell'intento di creare un ponte fra la riflessione teorica sul localismo e la prassi istituzionale e politica adesso ispirata. Globus et Locus pubblica dal 2013 il Globalism Journal of Culture, Politics and Innovation, solo sulla rete, rivista quadrimestrale di alta riflessione culturale, peer-reviewed, interdisciplinare e a libero accesso, che annovera nel suo comitato direttivo alcuni fra i più autorevoli rappresentanti del pensiero locale, come Amartya Sen, Manuel Castells, Saxe Sassen. Uno strumento veramente global che consente al locus di Milano e della Padania di dialogare con tutto il pianeta su temi che vengono proposti e sviluppati da studiosi di ogni parte del mondo. Tanti gli argomenti sviluppati finora, local and global democracy, networks and new media, on global risks, global cities e tanti altri. Secondo, sempre sul piano global, con il progetto Italici, Globus et Locus mira alla scoperta e alla valorizzazione di un fenomeno importante che invece tipicamente sfugge al vecchio mondo ancora legato alla cultura dell'epoca dei Trattati di Vestfalia, la realtà di circa 250 milioni di persone viventi nelle più diverse parti del mondo che dobbiamo abituarci a chiamare appunto italici.